San Potito, San Nitico e Piedimonte Matese, due comuni alla ribalta della cronaca nazionale, perché fra quelli più colpiti dall'ondata di furti che dura da oltre un mese in quello che era un tranquillo lembo di terra dell'Alto Casertano. Oltre una ventina quelli messi a segno, quasi il doppio i tentativi, una vera psicosi che ha colpito i due comuni, furti che si verificano in una fascia oraria che va prevalentemente dalle 18 alle 22. In tre occasioni i malviventi hanno rubato anche le armi, due pistole ed un fucile, e in tre occasioni hanno anche sparato ai proprietari, di cui uno è stato colpito alla gamba senza gravi conseguenze. Negli altri casi, per fortuna, non sono andati a segno. Numerosi sono anche i tentativi di furto che, sbagliando, non vengono denunciati alle forze dell'ordine, che sono scese in campo nelle ultime ore con un maggior numero di uomini. I sindaci di Piedimonte, Matese e San Potito Sannitico hanno chiesto anche l'intervento dell'esercito per far fronte a questa emergenza di criminalità mai registrata in passato. Una delle vittime di questa banda ci racconta i drammatici momenti di quattro giorni fa. Noi siamo stati a San Potito Sannitico, in una località dove è stata presa particolarmente d'assalto da questi malviventi e dove una delle persone che è stata vittima poi di un furto è stata addirittura sparato alle gambe. Allora, insomma, una brutta antivigilia. Sì, questa qua di quest'anno sì, da dimenticare. Che cosa è successo? Cioè, come ha vissuto quel momento, nel momento in cui ha visto entrare gente strana nella sua proprietà? Ma diciamo, io non è che le ho viste, io l'ho sorpresi che stavano cercando di non di entrare perché gli altri compagni già stavano all'interno. Io ho sorpreso solo il palo che stava all'esterno, che stava visionando se qualcuno di noi magari andasse verso casa. Quanti ne erano secondo lei? Per me quattro. Quindi diciamo tre sono all'interno e uno che stava facendo il palo all'esterno. E niente, poi ci siamo messi all'inseguimento, cioè messi a correre dietro a questo qua e che poi mi ha esploso diversi colpi pure. Però non ce l'ho fatta perché comunque stavo da solo, quindi è stata una brutta esperienza. Lei era consapevole che potevano essere anche armati o no? Ma diciamo no, sapevo che portavano queste pistole così, però giocattoli, pistole giocattoli, non avevo il dubbio, non avevo il minimo dubbio che questa magari poteva essere una cosa vera. Ecco, ma loro che cosa hanno fatto? Sono poi entrati all'interno? Sì, loro già stavano all'interno, però era da poco che erano arrivati, non era molto tempo che ci stavano. Che ora era più o meno? Ma dalle 8, 8 e mezza, dalle 20 alle 20 e 30. Il danno è stato enorme? È abbastanza notevole, sì, tra tutti gli oggetti, i regali, oro che c'avevano mia moglie, i miei figli, eppure liquidità che comunque bene o male, un po' comunque c'è, con l'attività che c'è, comunque c'è bisogno sempre. Come state vivendo questo momento, il dopo? Diciamo che il dopo è più brutto, il dopo è più brutto di quello che ha appena vissuto, ci vuole tempo. Secondo me ci vuole tempo perché noi adesso siamo, non so come spiegarvelo, cioè non riusciamo a vivere all'interno della nostra casa, è un'esperienza brutta, infatti ancora dormiamo sopra le sedie, non riusciamo ad entrare in camera da letto dove loro sono stati. Lei quando è che si è reso conto che non era una pistola a giocattolo? Niente, quando sono venuti l'arma dei carabinieri che abbiamo trovato i bossoli, diciamo i colpi che erano inesplosi, e mi hanno detto che erano veri.